Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Mi dovreste sentire, vedere il monitor e anche Tony, se gentilmente mi date un feedback. Ciao Roberto, buongiorno. Ok. Ah, mi dite che il monitor non si vede, aspettate. Ora dovreste vederlo. Ok, allora iniziamo. Tra poco avvio la registrazione, giusto il tempo di preparare il disclaimer. Ok, allora disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non ATICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori ATICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tecmil, a meno che non sia stato specificato. Vertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tecmil UK LTD e Tecmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, webinar del lunedì, questo è uno degli ultimi appuntamenti, perché poi venerdì prossimo è un festivo, quindi non ci saremo e chiuderemo questa bellissima serie di webinar, lunghissima, ma molto formativa, l'8 maggio con gli ultimi due appuntamenti, un lunedì e un venerdì. Do un buon benvenuto a Tony. Tony, tanti complimenti per l'intervento di ieri sera da Giovanni. Complimenti ancora per ieri sera. Per chi non avesse seguito, ma credo che tutta la nostra community dei trader abbia seguito ieri l'intervento della Fornero su Vision Forex. Sono stati trattati diversi argomenti e Tony, come sempre, ha fatto una domanda molto interessante. Chi non l'ha vista, magari vi invito ad andarvi a rivedere la registrazione che sicuramente sarà messa sul sito appunto di Vision Forex. Tony, ci sono diverse domande in questa settimana di appuntamenti, soprattutto con le banche centrali. Vediamo un po' il calendario economico. Si parte questa notte con la banca centrale giapponese, poi c'è anche la banca centrale ovviamente europea e la Fed. Tony, ti chiedo qualche commento per iniziare sul DAX. Non so se vogliamo iniziare con questo oppure magari con qualche domanda che avevo lasciato in sospeso venerdì. Ce n'erano state diverse, tra cui una su un tuo pensiero di eventuale ritorno alla lira per risolvere un po' la situazione italiana. C'erano state un paio di domande su questo tema. Va bene, allora, DAX vive un po', ovviamente sta recuperando tantissimo perché se pensiamo che era arrivato a 8.000 punti, in questo momento siamo a 10.5 e quindi cosa vuol dire? 2.500 punti di recupero che su 8.000 corrispondono a un 20, 28%, direi, da 8.000 a 10.000 è un 25%, direi anche 30%, 30% dai minimi. Scusate, ed è in coerenza anche con il grandissimo recupero che hanno avuto gli indici americani, che ad esempio per lo Standard & Poor abbiamo la bellezza di 650 punti e abbiamo la bellezza addirittura di 1000, 2000 punti, 2100 punti addirittura sul Nasdaq 100. Quindi il DAX sta rivalutandosi quasi come gli indici americani e quindi sta vivendo
una fase di recupero importante. Questo è il mio commento di oggi. Ovviamente, anche se nella mia nota di sabato ho scritto, insomma, la mia view, sempre ribassista ma moderata, perché bene o male sui minimi ho sempre detto che non saremmo tornati, però mi sembra caro il tutto e mi sembra che non ci sia stata una pausa, ma gli americani siamo abituati a una pausa di riflessione dal momento in cui a metà marzo, circa il 18, il 19, adesso non mi ricordo bene il giorno dei minimi, comunque dai giorni dei minimi siamo ricresciuti battendo dei record. Ci sono state delle settimane, la prima o la seconda di aprile, addirittura quasi record per quello che riguarda il Nasdaq 100 o l'S&P a livello assoluto di recupero. Quindi una pausa di consolidamento è più che auspicabile, e questo evidentemente quando parlo di indici di borsa mi faccio riferimento un po' a tutto. È più penalizzato l'Italia, ma sull'Italia credo che siamo in pochi ad operarci, se non qualcuno che comprerà qualche titolo, ma di fatto non è assolutamente interessante, perché se uno punta al rialzo l'Italia è condannata a rimbalzare meno, perché non ha gli shortisti, non ha quell'esplosività data dagli acquisti di buy to cover, si chiamano i buy to cover dal punto di vista tecnico, ovvero gli acquisti degli shortisti, ma rimane un pochino più ingessata, per quanto oggi l'Italia stia facendo, almeno a livello di future, una bella performance. Adesso ve la dico, ecco, sta guadagnando addirittura il 2 passa per cento, probabilmente anche grazie al recupero del BTP e al fatto che Standard & Poor's venerdì sera di fatto non ha declassato l'Italia, ha mantenuto l'outlook negativo confermandogli la tripla B, e quindi siamo rimasti a 2 NOX dal declassamento, e quindi tutto sommato si è tirato un sospiro di sollievo. E per quello che riguarda il DAX, io andando nello specifico, anche perché è un titolo, vedo che ha già perso 80 punti, non almeno se vogliamo parlare di infraday, se parliamo di infraday è un discorso, anche qui i time frame sono fondamentali. Non mi meraviglierei affatto già questa settimana dovesse riandare a testare un livello intorno ai 10.100 punti. 10.000 sarebbe un po' pretenzioso, che potrebbe anche essere un livello anche di riacquisto. Ecco, siamo in un momento prolungato di trading range. La settimana scorsa tutti gli indici che seguiamo di più hanno stornato, alla fine sembra tanto, però la settimana scorsa tutti gli indici, compreso il DAX, hanno stornato, anzi il DAX, vado a memoria, ha stornato il 2,25, 2,3, me le ricordo non proprio perché sia un pazzo, ma perché io faccio la weekly note che mi costringe a vedere gli stormi e i risultati settimanali, diciamo, dei listini. E quindi oggi sta recuperando di nuovo un 2%, il DAX è intrappolato, come tutti gli indici al mondo, in un trading range molto asfissiante, che secondo me parte dallo Standard & Poor's, che effettivamente su una fascia che va da 2,870, 2,875 a 2,760, questi sono i trading range degli ultimi 15 giorni. Stanotte lo Standard & Poor's ha già rivisto di nuovo ha già quasi andato a baciare la resistenza posta, secondo me, in area 2,7, 2,876, 2,878. Ecco, tenete conto che io queste cose qui non guardo i grafici, non ce l'ho neanche i grafici, ma vado più o meno a memoria sulle cose che mi ricordo. Però evidentemente adesso fammi vedere, vado a vedere se Giuseppe inquadrava lo Standard & Poor's, perché di solito. Ah, perfetto, per cui ecco, ringrazio Giuseppe, sono anche riscontrabili in un grafico con un time frame medio, diciamo, un po'
posto degli ultimi giorni, ecco, degli ultimi giorni. Me lo vado a mettere anch'io, così esatto, non vado a dire sciocchezze. Vedete questi, se noi andiamo a vedere i giorni che vanno dal 15 di aprile, da metà mese fino ad oggi, vediamo come c'è questa resistenza posta un po' sopra i 2,770, dove è andata a sbattere addirittura 3 volte, creando un triplo minimo, un triplo massimo d'autore. Questo le noto anch'io. Effettivamente, gli americani sono molto tecnici e operano anche in base a queste cose qui in maniera abbastanza seria. Quindi andare a vedere quante volte abbia sbattuto proprio a 2,880 il 17 aprile, il 18 aprile, poi c'è ritornato il 20 aprile, il 21 aprile, poi con un massimo discendente è arrivato il 20 aprile a rifare più o meno queste quote qui, un po' sopra 2,860. Abbiamo avuto il picco notturno poi di stanotte. Eccolo qui, vedete stanotte che è ritornata a 2,865, adesso di nuovo sembra aver risentito la resistenza. E questi ragionamenti, sinceramente, io da fondamentalista li trasferisco grosso modo sul DAX, visto che la domanda era sul DAX. Non credo che ci siano particolarità, particolari differenze. Infatti, me le vado a riguardare, il DAX ritrova le resistenze identiche poste vicino tra 17,20 e 18 il giorno 14, il giorno 15 le ritrova il giorno 20, e stanotte con un massimo, parliamo del future, addirittura a 10,633 ritrova in via discendente una resistenza. E quindi io ovviamente, coerentemente con quello che sto dicendo e che vi ho detto gli ultimi 2 venerdì, dove ho fatto vedere anche le mie posizioni, che ho mantenuto, le ho mantenute, che erano più o meno poste a questo livello qui di Standard & Poor's 2,840 all'ultime, perché avevo delle opzioni con cui avevo strike 2008 e avevo preso 41 punti di premio. E quindi sostanzialmente, visto che adesso siamo a 2,846, per chi capisce di opzioni, sostanzialmente io mi scopro allo strike più il premio. In questo momento ho ricomprato un SP, ne avevo 4, adesso sono a meno 3, per motivi anche di money management, perché 4 contratti grossi sono tanti, anche per avere eventuali spazi per una mediata o rivendere delle opzioni. E questo è quello che faccio, conscio che bene o male si dovrebbe scendere. Si dovrebbe scendere perché oggi, tra l'altro, l'entusiasmo è stato generato dalle borse asiatiche. Tokyo ha chiuso quasi più 3%, vedevo prima, sicuramente non ho il dato esatto ancora delle borse cinesi. Sono andate molto bene, e quindi su questa rivalutazione agli americani non è parso il vero confermare in maniera ulteriore, e così di seguito il DAX, e poi dico l'ultima cosa, e così di seguito il DAX e l'Italia a confermare questa positività che era emersa nella giornata di venerdì scorso, con un finale che addirittura ha portato allo Standard & Poor's, quando noi eravamo collegati, eravamo sulla soglia del 2,8, addirittura a chiudere a 2,830, e quindi altri 30 punti, che vuol dire più dell'1%, tanta roba. Stamattina, ecco quello che volevo dire, nell'ultima ora di contrattazioni dei future c'è stato un calo evidente di Nasdaq 100 e di Standard & Poor's. Addirittura da 65, da 2,865 di massimo siamo a 2,845, 20 punti e quasi un 0,8, che per un future notturno, diciamo, con sottostante chiuso e tanta roba, e questo si è riflesso sul DAX. Perché ho voluto dire questo? Perché state certi che almeno fino alle 9 adesso gli andamenti dei future, fino a che non apre il sottostante, gli andamenti dei future europei sono condizionati
dai movimenti asiatici che condizionano i movimenti dello Standard & Poor's e del Nasdaq 100 a livello di future, che si riflettono in maniera pedissequa e quasi matematica sul future tedesco DAX. Dopo le 9, 9:05, aprendosi il cash, ovvero essendo quotate le azioni, il paniere di riferimento tedesco, dove vengono quotate finalmente l'Allianz, la Bayer e tutti i titoli del paniere, a questo punto il DAX potrebbe prendere una sua con personalità, a cambiare la direzione o progredire o scendere. Secondo me, appunto, adesso è già sceso, sapete il mio modo di terzo cristallo, il DAX è sceso nell'ultima ora parecchio, è sceso un parecchio, voglio essere preciso, nell'ultima vediamo quello che ha fatto, sto cambiando anch'io il time frame, chiedo scusa perché non voglio dire dei dati sbagliati, arrivo subito, eccolo qui, sì, è chiarissimo, voi vedete che alle 8 del mattino ha battuto il suo record, il 6:30, 10:30 l'ha fatta alle 8 del mattino, alle 9 è andato a perdere quasi 100 punti, perché adesso da 10:06:30 siamo a 10:05:40, in questo momento 10:05:50, insomma sta ballando 80-90 punti, quindi magari non è questo il momento migliore per shortarlo, se uno volesse shortarlo, se uno avesse, ed è possibile, l'idea di fare il terzo cristallo e quindi prendere solo qualche punto, o sia convinto che le borse siano destinate a raggiungere i nuovi record storici, perché a questo punto, almeno per quello che riguarda l'America, l'ipotesi di record storico per il Nasdaq 100 non è così assurda come poteva sembrare a me per primo un mese fa. Io non ci credo, però insomma questo è il momento in cui se uno voleva tentare fa bene, perché ci sono 100 punti in meno dai massimi. Io però ve lo sconsiglio personalmente, perché mi sembrano prezzi fuori dal mondo. La crisi è fortissima, non scordiamoci, è vero che l'Italia la sente un pochino di più, ma leggevo ieri, ad esempio, negli Stati Uniti d'America un numero di morti ancora impressionante e insomma al di fuori di tutto. L'ultima cosa, poi finiamo sugli indici, ricordiamoci che questa è la settimana delle trimestrali. Più o meno tutte le grosse aziende tra questa settimana e i primi giorni della prossima tireranno fuori i loro numeri a occhio e croce, tranne Amazon, Netflix. Evidentemente questi numeri saranno balordi, però attenzione che quello che considera il mercato non è il numero balordo fine a se stesso, ma è quanto gli esperti stimano che il numero sia balordo e quello che è il risultato finale. Vi spiego ancora meglio. Se, non so, siccome questa sarà una trimestrale che prevede i conti che vanno dal 2 gennaio, anzi dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020, evidentemente è escluso metà del trimestre, la seconda parte del trimestre, e sarà influenzata sicuramente anche in America dal coronavirus, dai vari lockdown, e quindi è presumibile attenderci molto dei risultati molto deludenti. Questi gli esperti o i cosiddetti esperti calcoleranno questa delusione, diranno e pronunceranno dei target, ovviamente tenuto conto di tutto. A quel punto basta che il risultato sia leggermente superiore rispetto a quanto gli esperti pensano sia deludente, e il mercato la può prendere bene anche di fronte a un dato osceno. Insomma, ma questi sono trucchi che qualcuno di voi, chi ha più esperienza, l'ha capito benissimo. Tendenzialmente gli americani fanno dei trucchetti, è quello di mettere dei target molto molto schifosi e dicono ah, andrà tutto male, con dei numeri molto bassi, e poi i numeri vengono fuori un po' più alti di quelli schifosi che avevano detto, e quindi gli americani, come sapete, quando c'è da far baldoria sono sempre i primi, e quindi spesso e volentieri, almeno nell'imminenza del dato o successivamente al dato, non meravigliamoci se i mercati, gli indici continueranno magari
per qualche minuto almeno a rimbalzare proprio perché i dati hanno una valenza solo in assoluto. Però potrebbero venire fuori dei dati veramente brutti e allarmanti, a quel punto non ci sono cavoli, eccetera. C'è un trading range dal punto di vista tecnico molto importante negli indici mondiali, di fascia, io ne dico uno per tutti perché da lì poi parte tutto. Prendiamo lo Standard & Poor's, che va appunto da 2,760, diciamo, a 2,870, per cui questi 110 punti. L'analisi tecnica dice che quando questo trading range è prolungato in tantissimo tempo, come in effetti è avvenuto, l'uscita da uno dei due canali provoca poi direzionalità. E questo non è un ragionamento stupido, non è un ragionamento stupido, perché effettivamente se il mercato va avanti a forza di test, una volta che il trading range viene sfondato da una parte o dall'altra, scattano a quel punto le ricoperture da parte degli shortisti o dei fondi o degli hedge fund che avevano di fatto messo dei paletti sulle resistenze o sui supporti, e quindi per qualche giorno può darsi che la direzionalità continui su questi presupposti, quindi sfondati. Questo è più un'analisi tecnica a livello proprio generale, non voglio insegnarla certo io, però sfondato ad esempio il 2,760, 2,755 confermato con chiusura daily, potrebbe dare via a ulteriori vendite in tutti i listini, invece raggiunti 2009 o confermati in chiusura daily, si potrebbe effettivamente a quel punto, almeno dal punto di vista tecnico, andare a cercare i nuovi massimi assoluti. Perfetto, Tony. Scusate, è vero, lei cosa ne pensa? Ma insomma, qui il dibattito è infinito, il dibattito è infinito, quello che penso io, euro, l'uscita dell'euro si può considerare, e qui si va a sollevare dei vespai, io non è che mi interessi tantissimo cercare di convincere nessuno, so già che è un argomento scottante, è un argomento dibattuto, io non lo faccio furbescamente, ma sono fatto così di carattere. Credo che quando ci sia un dibattito importante come questo, dove bene o male, non credo mai, ecco, al contrario da quello che può emergere. Io ho fatto delle brutte esperienze questi 3-4 giorni, abbastanza negative, nel senso che vi spiego il perché. Perché sia sulla mia bacheca per un paio di volte ho annunciato la Fornero. E più ho fatto anche un video su YouTube sulla mia domanda, sul mio canale, eccetera, e vedo che c'è questo astio assoluto. Abbiamo avuto anche il professor Cottarelli la settimana prima, no? E vedo che da parte dei sovranisti, dei no euro, eccetera, che avranno anche dei motivi validissimi, però c'è questa assoluto sicurezza nel proclamare la sovranità, il fatto che si possa stampare denaro, uscire dal Dracula dell'euro, uscire questa sicurezza, ostentare che lì è tutto, ci hanno rovinato, come si stava bene negli anni 80, 90, come bello questo. Beh, insomma, io invito solo, mentre io le faccio delle riflessioni, dico, ma forse qualche volta potrebbero avere ragione, e io invito anche a considerare, ieri c'è questa intervista della professoressa Fornero, di considerare che ci sono anche delle cose molto positive di rimanere in Europa. La stessa BCE sta comprando un volume di miliardi importantissimi di BTP in questi giorni, molto di più di quelli dei tedeschi. Ci sono dei piani, ovviamente fatti anche con i nostri soldi, e questo va considerato per l'Europa, eccetera. Ma al di fuori del dibattito, rimanere con la nostra moneta, ma è un mio pensiero contestabilissimo, ma non c'è, rimanere con la nostra moneta è il fallimento del progetto europeo assoluto, ci renderebbe
Tutti i sovranisti che stampiamo denaro con l'elicottero, tutti ricchi, perché è bellissimo fare questi ragionamenti, basta stampare, basta risolveremo tutti i vampiri dell'Europa, tutti questi bellissimi discorsi che evidentemente da come parlo, insomma, dovrebbero essere valutati di volta in volta, ma non mi interessa fare polemica, ma la cosa certa, almeno questo, che rimanere da soli ti andresti a scontrare, pensiamo ai nostri figli, pensiamo al 2040, al 2050, al 2060. Se non ti riunifichi e rimani da solo, non rimani sempre un paesino, compreso la Germania, ecco perché poi la Germania viene a compromessi e viene a patti, perché gli conviene, che dialoga da solo in un mondo dove gli Stati Uniti d'America avranno sempre più potere, più arroganza, e Trump ce lo sta dimostrando, no? E dove i cinesi, che hanno un tasso incrementale enorme, e ancora si parla, e probabilmente sarà così, di PIL positivo per la Cina nel 2020, più uno, hanno detto il Fondo Monetario Internazionale, mi sembra abbia stimato più uno, anziché più sei, più sette, contro un meno 5,5 degli Stati Uniti d'America, e quindi voi capite che il gap tra Stati Uniti d'America, prima potenza al mondo, e la Cina si va riducendo, importantissimo, e la Cina è destinata a diventare il paese padrone del mondo. Poi abbiamo la Russia, che è sovranista, che sappiamo benissimo il caratterino che hanno i loro comandanti, e quindi trovarsi l'Italia in balia, non l'Europa, da sola, a combattere con il Trump di turno del 2030, il Putin di turno del 2030, il cinese o il giapponese di turno, insomma, io preferisco avere, con tutti i problemi che ci sono, che li vedo anch'io, essere più con l'euro e in una comunità importante, così come idea. Io sarò già morto, insomma, però per i miei figli preferisco che siano figli e cittadini dell'Europa e con il loro euro. Capisco tantissime inefficienze che ha portato ad avere l'euro, la svalutazione, capisco meno che basta stampare e si risolve tutto. Questo non l'ho mai capito perché basterebbe fare, ci sono delle soluzioni troppo banali, anche dette da questi grandi pseudo-economisti dell'area sovranista, che tutto sommato non mi hanno mai convinto, e quindi questo è il problema, e penso di aver detto la mia idea. Ecco, non mi nascondo mai, insomma, però con la moderazione e il rispetto, io ce l'ho, ma non per convenienza. Intanto vi assicuro che queste cose qui che faccio sono tutte gratuite. Il mio riflesso economico su questo che faccio può incidere di qualche migliaia di euro all'anno, parliamo di 200, 300, 400, 500 euro al mese. Cioè, è ridicolo, chiaro che mi diverto, non nego, ma la mia idea preferisco sempre dirla, anche se poi, insomma, è il dibattito, mi piace se è educato, anche col sovranista più acceso, se in termini educati è bellissimo. Vedo che però anche sulla mia bacheca ci sono molte persone che si esprimono con cattiveria e senza neanche mai dare spiegazioni, convinti della loro ragione. Io chiedo solo che ci sia una riflessione pacata. Qualcuno è molto pacato, io anzi imparo moltissimo dal dialogo. Io imparo un sacco di robe perché quando uno mi scrive un commento, io ci ragiono, dico cose che non va bene, ci ragiono e tendo sempre, anzi do sempre la risposta. Qualcuno mi ha scritto non condivido, io ho detto non ho capito perché. L'ultima volta lì il Paolo Zan, lui non me l'ha mica spiegato, non condivido, ma perché i debiti? Non l'ho capito. Se uno riesce, chiaramente. Qualcuno è meno capace di scrivere, ma è normale perché insomma non è che tutti devono avere una alta formazione scolastica e di quel genere. Uno può essere molto più intelligente di me e non sapere scrivere come scrivo io e magari avere delle idee migliori di me senza essere capace di dialogare come me perché io ho una certa esperienza, non perché sia particolare. Niente, questo ho detto, spero di aver accontentato.
Grande Tony, molti complimenti in chat, grande intervento Tony, bellissimo ragionamento. A questo punto Tony dovresti scendere in campo, quindi potresti valutare Tony, Ma non no, bisogna vedi, che io ieri alla, sappiano il fatto loro. io ieri alla professoressa Fornera, cercando anche di venire incontro alle tante contestazioni, l'ho messa anche un po' in difficoltà, perché lei è l'antitesi di Lorella Cuccarini, è una signora di 72 anni, della sua carisma, della sua importanza, non è facilissimo, però visto che è rimasta sconcertata all'inizio, l'antitesi di Lorella Cuccarini, poi dopo ovviamente in maniera educata gli ho spiegato i motivi, ma secondo me mi ha dato una risposta da brividi e l'ho rimessa sulla mia bacheca. Se voi andate a seguire il ragionamento educato, composto, di classe che ha fatto, dove dopo alla fine lei dice che si è messa al servizio, non farebbe più questo tipo di esperienza, non rinega il passato, ma ha già dato, perché evidentemente una signora avere milioni di detrattori molto feroci, ha parlato addirittura che ha ricevuto una lettera minatoria di minacce serie, e quindi questo genere di sofferenze lei ha detto ho già dato, però ha fatto un ragionamento bellissimo. Che dice sono i governi politici che devono governare, è la politica che deve governare, non noi tecnici. Io mi sono sentita sola quando ero a fare il ministro del lavoro e a fare una riforma che dovevo fare. Ero sola, perché se c'è un ministro politico al suo partito, alla sua gente, ai suoi che l'hanno votato, che tutela, lei era sola, e dice che i governucchi, colpa dei governucchi, che poi nascono governi tecnici. Abbiamo avuto anche la prova di Cottarelli, che fu chiamato perché i governucchi non erano in grado di trovare delle persone adeguate. E quindi dice, lei non lo farebbe più, non lo farà mai più il ministro, però la colpa è anche dei governucchi, che non sono capaci a governare e danno poi la responsabilità ai tecnici, che si devono qualche maniera fare il lavoro sporco. E secondo me questo si può discutere quanto si voglia, ma questa è una realtà da cui fare considerazioni serie. Su queste cose io ho imparato, me la sono risentita due volte l'intervista, ho imparato tantissime cose, e invito anche coloro che la pensano in maniera completamente differente da me. Io vado a sentirli, io vado a sentire tranquillamente Malvezzi. Talvolta mi piace tantissimo Malvezzi, perché ha un tipo di ragionamento molto sottile, molto intelligente, concreto. Con Bagnai faccio più fatica, con Borghi faccio un po' più fatica, però imparo anche da loro, per cui sarà anche nostra intenzione cercare di invitarli. Oggi devo anche scrivere a Bagnai, gli devo scrivere io. Me l'ha chiesto Giuseppe, perché dice: dai, sei più vecchiotto, prova a chiederglielo, perché noi dobbiamo chiamare anche gente che esprime dei concetti, dei ragionamenti differenti dai due ospiti che abbiamo già avuto. Bene, andiamo avanti. Un po' una digressione, ma credo che sia sempre. Tony, qui vogliono la tua discesa in campo, gli ultimi commenti sono perché non scendi in politica, avresti diversi sostenitori, quindi Grazie. valuta magari. Allora, tornando al mercato, c'era Roberto che vedeva addirittura sul DAX una view ribassista, però se Roberto può confermarmelo, una discesa del DAX a 10.250. Beh, Quindi io sulla view ribassista di Tony avevo un buy sull'S&P, volevo fare un po' un tergicristallo oggi, Tony, visto questo trading range, un buy su questi mini, però l'ho tolto e aspettiamo, vediamo un po', anche perché comunque ci saranno diverse news anche dei vari trimestrali, quindi meglio evitare eventuali insacchi. E poi Tony, ti chiedevano una view sull'oro. beh, loro, allora, con Roberto siamo d'accordo quello che ha detto. Lui ha parlato di 10.250, sì, è in linea con quello che ho detto nel preambolo iniziale lungo sugli indici. Ricordate che io, insomma, quando
quando parlo di indici, evidentemente parto, essendo più un fondamentalista e avendo una view d'insieme, devo partire dai movimenti dello Standard & Poor's o del Nasdaq. E a cascata poi vanno gli altri indici, per cui non uso nessuno trucchi, e quindi anche il DAX è impossibile immaginare che se lo Standard & Poor's va a 2,7 il DAX rimanga 10,5,55. Quindi va benissimo, Roberto, questa view qui moderata di un ribasso non forte, quindi va benissimo come ha pensato. È chiaro che poi conta il time frame. 10,250 non lo farà oggi. Lo potrà già Roberto fare. diceva che sarebbe arrivato oggi, per questo Roberto ti avevo chiesto la Ah, conferma. dici, beh, oggi è tanto dire, certo che ci può arrivare, però dai, più facile se le prime trimestrali sono negative, lo spazio ce l'ha ovviamente anche meno, ma forse oggi è un po' troppo, anche perché stiamo già perdendo 90 punti, per cui vorrebbe dirne perderne altre 300 punti ancora, è veramente pretenzioso. No, non credo oggi. Dimmi un'altra. Allora, sull'oro, Tony? Ah, loro. Beh, loro vedete che non molla, non molla. Loro, forse l'ho già detto qui, credo di no. Loro non è vero che adesso è correlato con l'azionario. Non è vero, perché molti dicono adesso loro ha perso e sta perdendo quella correlazione millimetrica che c'era con i mercati azionari, però tutto sommato scendeva, perché l'abbiamo spiegato tante volte, doveva scendere perché il margin debt, le perdite subite dagli indici necessariamente andavano a giocare anche su asset preziosi che dovevano essere liquidati. E quindi loro scendeva perché era venduto per riparare i danni dell'azionario, oppure era venduto ed è venduto parzialmente adesso anche da qualche banca centrale o da qualche governo centrale per sopperire alla lacuna del prezzo del petrolio. Noi sappiamo benissimo quanto l'Arabia Saudita abbia l'Arabia o i paesi dell'OPEC, diciamolo tutti, i paesi africani, pensiamo anche a alcuni paesi africani produttori di petrolio, pensiamo anche al Venezuela tuttora, al Messico, al Canada, insomma, a tutte quelle realtà che hanno bisogno del petrolio alto per poter vivere. Lo stato sociale dei paesi arabi, OPEC, lo conosciamo, è molto molto aiutato dal petrolio, e quindi la Russia ha tante altre risorse, ma la Russia col prezzo del petrolio ci vive molto, e quindi queste difficoltà si riflettono su altri asset. E c'era qualcuno, adesso non mi ricordo in che occasioni, che dice: con quello che è successo, con anche le politiche monetarie espansive delle banche centrali, loro avrebbe tutte le caratteristiche per valutarsi quasi 2.000 dollari, e non è una stupidaggine, non è una stupidaggine, perché loro adesso è vero che è sui massimi quasi 1.720, però è vero che questi valori ce l'ha già da un po' di tempo, e quindi, visto che sono aumentati le politiche monetarie delle banche centrali, che in qualche maniera incidono su loro, cioè più c'è carta, più c'è stampaggio di moneta, più la realtà vera, il valore intrinseco del metallo prezioso ha importanza, perché di carta ne puoi fare quanta ne vuoi, di oro puoi estrarre quello che c'è, e quindi c'è una bella differenza. Quindi su questi presupposti di grosse vendite di alcuni governi che sono impelagati, visto che loro, la Nigeria pensiamo anche, no? Tante realtà devono vendere un po' di oro per cercare di tirare a campare la Russia e alcune banche centrali, perché capiscono che l'inflazione di stampaggio moneta sia troppo alta o eccessiva, ma
benvenga in questa situazione che ci troviamo mondiale, e quindi loro magari non prende il volo, però ugualmente uno che ha del loro non soffre mai, almeno da più di un anno a questa parte, può, ha avuto un paio di discese importanti, ma le ha recuperate addirittura con gli interessi nel giro di qualche giorno. E detiene, se riesce a tenerlo con un certificato, con un ETC, magari neanche troppo a leva, leva 2, leva 3, io consiglio al massimo per tenere le posizioni, perché c'è l'effetto compounding che può dare dei dispiaceri. Loro evidentemente va sempre, sempre comprato, e quindi anche se oggi storna 10 dollari coerentemente con i future positivi mondiali, e quindi con gli indici, cioè, se non è 1718 sarà 1690, 1680, insomma, andrebbe sempre comprato. Poi l'ottica speculativa di breve sono meno capace di darla, perché è un punto di entrata preciso, eccetera. Sulle commodity c'è gente più brava di me, capace, oppure siete più capaci voi di me, però è un asset che sta dimostrando, malgrado tutto, di essere favolosa, favolosa, favolosa. È l'Amazon delle commodity, ecco, diciamola così. Perfetto, Tony. Allora, altri commenti sono più o meno sul tuo intervento che hai fatto poco fa. Pietro aggiunge: siamo tutti europeisti, ma dobbiamo sperare che la Merkel non abbia fatto finta di essere d'accordo e che ciò che hanno detto sia effettivamente concretizzato, altrimenti si farebbe dura. Questo era il commento di Pietro. Vediamo se c'è qualche altro commento sull'analisi del mercato, perché altrimenti possiamo anche chiudere, visto che siamo verso le 9:30. E, allora, sul DAX abbiamo parlato, quindi allora Marco, no, quella posizione non era di Tony, ma l'avevo io sulla piattaforma, perché Marco dice: scusa Tony, ma se identifichi il trading range, perché se è entrato long non potrebbe ritracciare almeno il 50% del trading range? No, quindi quel discorso era su un buy che avevo provato io sul minimo orario, quindi non di Tony, che ha detto di essere ribassista, di aver chiuso, Tony, correggimi se sbaglio, un'operazione dei quattro contratti che avevi su short sull'S&P, giusto? È una. Esatto, ma ho chiuso perché c'è la moderazione. Non è che io sono convinto che scenda, allora tengo quattro contratti. Allora ri riassumo: riassumo per chiarezza. No, io volevo anche condividere il monitor, se riuscivo. Dammi il monitor. Sì, E facciamo proprio scuola, negli ultimi 2 minuti facciamo scuola, perché guardandole le cose, così spiego delle cose che poi non vedete da altre parti, perché nessuno fa vedere i suoi monitor, nessuno fa vedere le operazioni, e anche perché forse non gioca, giocano in pochi, per cui non le fa vedere, forse per questo motivo qui. E allora, vedete che io qui avevo la settimana, confrontando venerdì, avevo quattro opzioni, 2,8 più 40, 2,8 più 40. Come fa il mercato americano delle opzioni? Il mercato americano delle opzioni, quando vanno in scadenza, venerdì sera alle ore 22, la mattina del lunedì, ti infilano i contratti short al prezzo di strike. Vedete qui 2,8, 2,8, per cui io sono short di tre pezzi al momento a 2,8, cioè il prezzo dell'opzione. Ovviamente io il prezzo di carico, ripeto, ho 2,841, per cui sono pari. Ovviamente ti registra una grossa perdita, perché le opzioni, le vendite delle opzioni che ho fatto lunedì scorso dopo la trasmissione, o durante la trasmissione, adesso non mi ricordo i passaggi, ovviamente te li incassi e te li porti a casa, e quindi oggi mi dà questa sconfitta. E ne ho comprato uno, eccolo qui, a 2,846, alle ore 8:15 e 47 ho immesso, e ho comprato
l'orario esecuzione alle 8:37,04 secondi. Qui ho fatto delle scalpate positive stanotte, tanto che mi annoiavo, ho guadagnato qualche cosa. E ho comprato uno dei quattro contratti. Ovviamente la perdita, così spiegavo delle cose, è 46 punti dal punto di strike 2,8, 2003, più stavo guadagnando 600 dollari e quindi mi dà un profitto negativo intraday di 1.700, perché parte da 2,8 e i soldi delle opzioni li ho incassati la settimana scorsa. Adesso non per vantarmi, ma su queste o per difendermi, anzi preferisco far vedere quando perdo, però nella realtà su queste posizioni io sono esattamente in pari, ripeto, perché ho già incassato 41 punti che sono circa 8.000 dollari, 8.100 dollari, adesso me lo ricordo, 8.100 dollari li ho incassati tramite la vendita delle opzioni la settimana scorsa. Per cui se io alla fine qui chiudo a meno 8.000, chiudo di fatto pari la situazione perché vado a riperdere il valore delle opzioni che avevo incassato. Ovviamente sarà determinante vedere quando chiudo e quando chiuderò queste tre Standard & Poor's che adesso mi ritrovo dalla vendita delle opzioni. Ecco, queste cose ho piacere, mantengo il mio Nasdaq, vedete che adesso sono andato, pur salendo il Nasdaq, chi è stato attento venerdì scorso, spiegavo, ogni venerdì rifanno, in questo momento guadagno 845 dollari, perché l'avevo venduto bene nel rialzo della settimana scorsa, ma di nuovo sono 8, questo scade giovedì, perché scade a fine mese, 8.250 più 581 di premio, facciamo 600, sono 8.850 il Nasdaq 100, e di fatto quanto quota il Nasdaq 100, e siamo esattamente in pari. Ecco, nella realtà io col Nasdaq 100 sono sostanzialmente in pari, quindi perché aggiungendo il premio allo strike, di fatto abbiamo grosso modo i valori attuali e quindi vedremo in questi 3-4 giorni come andrà Nasdaq, che se salirà comincerò a perdere 20 dollari a punto, se scenderà ovviamente li guadagnerò proprio da questi prezzi qui. Ecco, questo spero sia educativo perché le opzioni rappresentano sempre una curiosità per chi segue questo tipo di corsi. Non è niente di complicato, però finché uno, ecco, direi, finché uno non ci gioca, non ci opera, non si sporca le mani o non le vede, non ci capisce nulla. Ed è ovvio così, io per primo non ci capirei nulla, però facendoveli vedere un po' questa evoluzione, chi ha avuto la voglia di l'attenzione nelle precedenti puntate, che in ogni caso rimangono a disposizione nel sito YouTube di Tickmill, capisce un po' meglio il ragionamento. Tutto qui. Purtroppo adesso devo finire perché ho pronto perché mi Grande aspetto. Tony, grande, grande. Grazie a tutti. Allora vi do appuntamento al prossimo webinar che non è venerdì prossimo, ma l'altro lunedì. Quindi vi auguro una buona settimana. Grazie Tony, mitico Ci come vediamo sempre. tra una settimana esatta e vediamo un po' come finirà questa settimana qui, che via proprio per le trimestrali e si presenta molto interessante. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie Tony.